Sì, io aggiungo questo, che sicuramente l'obiettivo è quello di intensificare quelle che saranno le conferenze stampa, ma anche gli incontri con i cittadini. Non si è più già fatto, abbiamo sempre parlato di trasparenza nei confronti dei cittadini e questo obiettivo vogliamo raggiungerlo. Lo faremo attraverso voi, per cui è importante che nel momento in cui comunichiamo qualcosa sia riportato effettivamente quello che saranno le azioni che questa amministrazione vorrà intraprendere, per evitare strumentalizzazione naturalmente. Quindi parliamo di argomenti che sono estremamente delicati e tante volte tecnici, perché parliamo di bilancio, quindi per poter comunicare in modo diciamo preciso cercheremo appunto di mettere in piedi anche una strategia di comunicazione ad hoc. Sarete invitati sicuramente alle prossime conferenze stampa, credo che a breve ne faremo una, che riguarda appunto le azioni che questa amministrazione vuole mettere in campo per cercare di arrivare a un bilancio in pareggio, quindi questo è il nostro obiettivo primario. Quindi vi farò avere comunicazioni delle prossime conferenze stampa, una sorta di calendario, in modo così cerchiamo di organizzarci nel miglior modo possibile. Se posso aggiungere una cosa a cappello della discussione, è che due parole mi vengono in mente, sincerità e responsabilità, e credo che siano le parole giuste che dal profondo del nostro impegno debbano giungere ai nostri cittadini. La parola sincerità è la parola che ci obbliga e ci lega a loro nel dire loro la verità su come stanno le cose. La parola responsabilità è quella che ci guida da amministratori nuovi, nuovi proprio nel senso di diversi, a fare delle scelte che non sono scelte, diciamo, in uso fra i politici, sono scelte da tecnici. Sapete, quando accade qualcosa del genere, di solito la politica non si prende mai le responsabilità. Noi queste responsabilità ce le prendiamo e le andremo a spiegare nelle piazze, le andremo a spiegare nei quartieri, perché se deve rinascere una Colleferro, deve rinascere una Colleferro che si costruisce assieme la politica, l'amministrazione, i quartieri, la comunità. Non ci sarà più nessuna cesura e il nostro sarà un rapporto chiaro, trasparente, nitido, come vogliamo che sia questa casa comunale. Quindi, poi lo sapete, insomma, consentitemi una battuta ironica, siamo insediati da poco più di un mese, abbiamo avuto tutte le emergenze, l'emergenza acqua, l'emergenza fuoco, l'emergenza rifiuti, ce l'abbiamo tutte, insomma. Tutto, 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 Piano piano, piano piano le tutto, risolveremo, piano piano le risolveremo.